l'accordo, o almeno i punti fondamentali dell'accordo tra Stato attraverso Invitalia e ArcelorMittal sembra cosa fatta, si tratterà soltanto di definire gli ultimi dettagli ed emergono parecchie perplessità sia con riferimento al quadro ambientale sia con riferimento a quello occupazionale. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Allora Rizzo, una partecipazione dello Stato al 50%, entro il 2022 si arriverà al 60%, con ArcelorMittal tanto vituperata, e pare che resti anche come amministratore delegato la altrettanto vituperata Lucia Morselli. Sì, le indiscrezioni di queste ore sono che la discussione sta continuando e ha come obiettivo chiudere sulla questione governance. Da quanto abbiamo capito, dalle informazioni apprese dai giornali, tra l'altro, perché non sono informazioni che ci ha dato il Ministero, che ha parlato di altro. Pare che c'è questa discussione per capire chi governerà, quindi rappresenterà la nuova società nel momento in cui il pubblico entrerà nel capitale in quota parte con ArcelorMittal. Il che è ancora più grave, perché come ho già detto più volte, il titolo del libro che dovremmo scrivere su questa vicenda è Sconfitti su tutta la linea, cioè non solo lo Stato che entra al 50%, quindi soldi pubblici in mani privati, ma è paradosso anche che all'interno della governance quasi sicuramente verrà riconfermata Lucia Morselli, che è come dire, l'emblema dell'atteggiamento negativo che ArcelorMittal ha avuto sul territorio, soprattutto da quando lei è arrivata, perché da quel momento si sono inaspriti i rapporti con il sindacato, e dico il sindacato tutto, perché tutto ha denunciato, chi prima chi dopo, la totale mancanza di relazioni, l'atteggiamento con gli enti locali, che è stato anche quasi un atteggiamento a più volte preso in giro, ecco, le dico così, no? Le istituzioni non solo locali ma anche quelle nazionali. Quindi anche qua una contraddizione nella contraddizione, perché in realtà poi se tu fai la nuova società uno si aspetta la discontinuità, no? Rispetto al passato. Quindi io cambio, parto proprio da una gestione completamente diversa. Ho il serio dubbio che invece stiano lavorando per riconfermare la Morselli e per lasciare tutto così com'è, ottenendo un unico risultato rispetto al passato, quello che la fabbrica andrà avanti, gestita da Lucia Morselli e dai suoi uomini, con i soldi che ci metteranno i contribuenti. La cosa assurda è che molti rappresentanti del governo hanno detto lo Stato ci sta mettendo la faccia, vero in parte, però metterci la faccia e poi scendere a patti con ArcelorMittal dà un'immagine di uno Stato che va a braccetto con l'illegalità. Sì, è una cosa che io... Perché, chiedo scusa, tutte le illegalità, gli atti illeciti e i crimini, e mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, compiuti da ArcelorMittal sono sotto gli occhi di tutti. Tu Stato non puoi inaugurare, lanciare un new deal, un nuovo corso con chi? Con ArcelorMittal. Con chi? Con la Morselli. È assurdo. Sì, è stata... un'affermazione che ho fatto a più riprese durante gli incontri che abbiamo fatto in sede ministeriale quest'anno, parlando proprio di un'immagine completamente sbagliata che lo Stato sta dando, perché la dico così, nel momento in cui c'è di fronte c'è un soggetto che è indisponibile, che forza giocando con la vita di migliaia di persone, che non rispetta gli impegni sottoscritti col governo stesso, con i ministeri stessi, è chiaro che l'idea che il governo sta dando in questo momento è un'idea di debolezza. Cioè, la dico da comune cittadino, se sbagliamo noi, come dire, veniamo crocefissi, ad Arcelor tutto è concesso. E questo, cioè, emerge chiaramente una differenza di forza fra il governo italiano, che appare molto molto debole, e la posizione della multinazionale, che appare nettamente più forte al governo perché ne è detta ai tempi. Perché in realtà poi alla fine... Anche questo accordo di concreto che cosa porta? Di certo cosa porta? Ecco, andiamo proprio in medias res. Allora,
le, così, gli aspetti di questo accordo e sotto l'aspetto occupazionale e sotto l'aspetto anche della modalità di produzione, perché si dicono tante cose, si parla di decarbonizzazione, si parla di numeri riferito all'occupazione, di arrivare al 2025 a pieno regime di 10.300 unità, 8 milioni di tonnellate di acciaio, insomma molte cose nebulose sulle quali voi stessi di USB avete espresso delle riserve, delle perplessità, molti, sembra quasi un libro, solo dichiarazioni di intenti più che fatti concreti. Sì, perché se uno mi chiede il processo di decarbonizzazione si può fare, tutto si può fare, ci vuole la volontà politica e ci vogliono le risorse economiche. E quindi se abbiamo questi due elementi, come dire, puoi avviare un processo di decarbonizzazione. Il problema è nella comunicazione che loro danno, cioè loro raccontano che questo processo di decarbonizzazione, poi anche qua per chiudo parentesi, molto contraddittoria, che prima avevamo componenti dello stesso governo che dicevano nella stessa giornata cose diverse, adesso abbiamo le stesse persone che la mattina dicono una cosa e il giorno successivo smentiscono quello che hanno detto il giorno precedente. Processi di decarbonizzazione si possono fare, ma non sono processi che tu metti in campo nel giro di 2 o 3 anni. Cioè qua parlano di un processo che dovrebbe durare fino al 2025, a partire dal 1 gennaio 2025. Sembra che si voglia solo prendere tempo, e questa è la verità. In realtà sì, perché ci hanno sparato una serie di dati che sono in contraddizione l'uno con l'altro. La dico così, è praticamente impossibile fare quello che ci ha raccontato il commissario Arcuri, soprattutto in un lasso di tempo così striminzito. Le uniche cose vere sono due, anzi sono tre. Uno, rimane tutto invariato a livello di governance, perché secondo me uscirà quello dall'accordo. Due, ci saranno i soldi pubblici, quindi il privato che gestirà le risorse pubbliche. Tre, certificheranno gli esuberi. E mettendoci probabilmente, lo do per scontato, un'integrazione salariale a quei 3.000 cassintegrati che avremo in maniera stabile per i prossimi 3 anni, per i prossimi 2 o 3 anni, tentando, come dire, di calmare un po' gli animi. Quindi gli daranno quella 100 euro di più al mese per dire ok, prima ne prendevi 800, adesso ne prenderai 1.000, ti sto dando un contributo, promettendoli poi il reintegro a partire dal 2024-2025, man mano che la produzione si alzerà. La produzione non si alzerà, tranne che inizialmente con magari 1 milioncino di tonnellate in più. Anche perché il mercato è quello che è. Sì, ma perché anche qua non ragioniamo, c'è chi dice faremo 4, 5, 6, 7, 8, ma tu ne puoi fare pure 40, il problema non è quanta produzione fai, a chi la vendi? A chi vendi? Cioè anche qua, no? Le contraddizioni delle contraddizioni. Arcelor riduce la produzione perché dice non c'è richiesta. Si fanno la trattativa e addirittura dicono no, entro il 2020 dobbiamo arrivare a 8 milioni. Come e a chi la vendi? Ci fosse una richiesta di acciaio di quello. E anche su chi dice bisogna il pareggio di bilancio raggiunge 8 milioni, dice un'altra stupidaggine, perché non è così. Cioè come fai tu a dire che il pareggio di bilancio è a 8 milioni piuttosto che a 10, piuttosto che a 6? Semplicemente perché, apro e chiudo parentesi, l'acciaio, se io ho capito una cosa, è uno, il costo del lavoro nell'acciaio non ha un'incidenza molto elevata. Okay? Nel 2008, quando facevamo le discussioni a livello nazionale con l'allora famiglia Riva, con il management di Riva, il costo dell'acciaio pesava sul fatturato aziendale per meno del 13%. Okay? E questo, come dire, non è indifferente rispetto al ragionamento. Il problema vero qual è? Che il pareggio di bilancio lo raggiungi se le materie prime vengono abbattute come costi, cioè ci sono una serie di elementi che tu non puoi, come dire, a preventivo dire facendo 8 milioni, perché non è indifferente se il refrattario lo paghi 1 euro per ogni mattone piuttosto che 5, è chiaro che ci sono tutta una serie di elementi che vanno quadrati. Quindi detto questo, faremo mai gli 8 milioni? Secondo me no. Secondo me l'operazione sposto in avanti il problema, quindi non lo affronto, e ci metto un po' di soldi pubblici e probabilmente fra 4 anni ci diranno, succederà qualche altra cosa e ci diranno sostanzialmente, e si andrà avanti così.
Lo dico perché? Perché sono 8 anni già che andiamo avanti così. Cioè, questo film che stanno scrivendo oggi l'hanno già fatto negli anni precedenti. È una, come dire, una soluzione che ci hanno già propinato. Lo stesso accordo del 6 settembre, a un certo punto, qual era l'idea, la logica di quell'accordo? Andare, come dire, a tutelare l'occupazione, no? A mettere in condizione a un certo punto, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, quella fabbrica di non nuocere e comunque di essere produttiva, no? Redditiva. E oggi però ti trovi a distanza di 2 anni in una condizione completamente diversa. Quindi rimescolano le carte, ti ripropongono di fare un ulteriore accordo, facendoti ulteriori promesse, dicendo guarda che nel 2025 noi usciremo, illudono i lavoratori. In realtà, con tutto questo meccanismo, ci possiamo dire che sono passati quasi 10 anni. E nei fatti, in 10 anni, c'è gente che ha semplicemente e solamente fatto cassa integrazione, a cui la condizione, come dire, economica non è né migliorata, ma è solamente peggiorata. E dal punto di vista psicologico, come dire, poi c'è un fardello pesante che ogni lavoratore porta appresso, perché è chiaro che sono 10 anni che vivi questa condizione, che è una condizione di precarietà continua. Per concludere, sembra però profilarsi un progressivo allontanamento di ArcelorMittal, ecco, con la riduzione delle quote fino ad andar via, sembra, nel 2022. E poi con riferimento a quella proposta proprio di riduzione, no? di unità attraverso varie misure alternative, attraverso appunto prepensionamenti, incentivi. Voi avete voi presentato sulle 4.500 o 5.000 unità. Lo avete, mi pare, depositato anche al Ministero. Che riscontri ci sono? No, il Ministero Patuanelli poi lì, a chiusura della riunione, ecco, se possiamo dire forse l'unica nota positiva, ha detto abbiamo ricevuto una serie di proposte da parte dell'USB e di concerto con il Ministro Catalfo convocheremo le organizzazioni sindacali per discutere delle proposte. Le proposte erano quelle che tutti conoscete, parlano di riconoscimento amianto, lavoro usurante, LPU. Si arriverebbe a 4.500-5.000 unità, mi pare, orientativamente. Il ragionamento che abbiamo fatto nella relazione è questo. Abbiamo detto, guardate, voi avete un'idea, secondo noi quell'idea è realizzabile. Però al netto di tutto ciò c'è un problema che abbiamo tutti quanti, il numero degli occupati, quindi la questione occupazione. Quindi abbiamo detto, guardate che, uno, per una questione di diritto acquisito, noi siamo lavoratori che lavorano in presenza di amianto, l'avete certificato pure voi, sono 4.000 tonnellate di amianto, tra l'altro amianto più pericoloso che quello friabile. Lavorare in siderurgia, abbiamo anche detto questo, lavorare in siderurgia, dal nostro punto di vista è scandaloso che la siderurgia non venga inserito all'interno dei lavori usuranti, perché lavorare in siderurgia non è come lavorare in un ufficio senza nulla togliere, come dire, ai tanti lavoratori. È un'esposizione grave. No, abbiamo chiaramente detto, in quella fabbrica, nella siderurgia, si muore, quindi tu rischi la vita sia per gli infortuni, e Taranto, come dire, rompo l'esempio, per le malattie, perché stai a contatto con sostanze cancerogene per tutto il tempo in cui stai in fabbrica. Quindi questo è stato il ragionamento. Abbiamo detto, scusate, facciamo per una volta, partiamo dal punto di vista dei lavoratori. Poi abbiamo anche detto, ci avete dei fondi a disposizione, come per esempio in Ilva e AS, che non sono stati utilizzati, quei soldi, mettiamo un incentivo decente e diamo la possibilità magari a qualche lavoratore, perché ci sono anche quelli, che vuole come dire, cambiare vita e magari ha intenzione di aprire una propria attività, magari aiutiamo anche l'economia circolare, no, però diamoli soldi, strumenti importanti, cioè non gli diamo un incentivo che hai preso i soldi dopo 6 mesi, come dire, questo sta, quindi un incentivo importante per metterlo nelle condizioni anche di fare un eventuale investimento. Insomma, questo è stato il ragionamento. Abbiamo detto anche, facciamo quello che fate già a Genova da 15 anni, gli LPU, lavoro di pubblica utilità, perché non prendere un bacino di 400-500 dipendenti e inserirli sui propri comuni con un aggravio dei costi rispetto alla cassa integrazione di poche centinaia di euro? Al dipendente gli dà lo stipendio per intero, si rende utile sul proprio comune, i comuni che tra l'altro hanno bisogno di manodopera, e sfrutti che all'interno del bacino dei dipendenti ILVA e NAES tu hai professionalità eccezionali,
Cioè noi abbiamo gli ingegneri, abbiamo quelli che riparano le strade, abbiamo i tubisti, abbiamo gli elettricisti, varie manovalanze. Abbiamo di tutto, abbiamo quelli che lavorano in legno, cioè, quindi io comune, tu mi metti nella condizione di poter sfruttare queste professionalità per il bene, come dire, tutta la comunità. Cioè, quindi queste sono le proposte. E poi la proposta di integrazione salariale per l'eventuale esubero, che secondo noi non ci sarà. Che cosa abbiamo detto al governo alla fine? Abbiamo detto: guardate, il problema del numero ce l'avete oggi, ce l'avete pure fra qualche anno. Quindi affrontiamo i problemi dal punto di vista dei lavoratori, troviamo le soluzioni per i lavoratori, mettiamoli in sicurezza. Poi vuoi fare un progetto di decarbonizzazione che non durerà 4 anni, ma durerà come minimo 15-20 anni, lo fai, hai guadagnato pure tempo. Una cosa è certa, la fabbrica così com'è in questo momento non è una fabbrica che può andare avanti. Uno, perché non è in sicurezza, due, perché continua ad inquinare, tre, perché continua ad avere un impatto negativo sulla salute dei tarantini, a cui il governo non può far finta di niente. Cioè, recentemente, come dire, la Corte Europea, no, ci ha anche condannato, ci ha rimproverato di non tutelare la salute dei tarantini. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe partire per dare risposta alla comunità. E apro e chiudo parentesi. L'altra cosa gravissima che è avvenuta e sta avvenendo, su cui dovrebbe, come dire, invertire la rotta il governo, è che non puoi fare una discussione di una portata così, così grossa, che vede coinvolta un'intera comunità, lasciando fuori non solo le parti sociali che rappresentano gli enti locali, ma gli enti locali, sindaco e regione. Sì, tu li devi tirare dentro, perché devi ascoltare anche quelle che sono le esigenze della comunità, perché la priorità è quella. La priorità non è più l'esigenza di ArcelorMittal, la priorità è la comunità. E io credo che il compito di questo governo debba essere esattamente quello.